Buongiorno a tutti, oggi per OK Italia Parliamo ne abbiamo ospite in trasmissione Paolo Capone, segretario generale dell'UGL nazionale. Il decreto Cura Italia Capone ha ovviamente previsto per far fronte a questa grave crisi economica che stanno vivendo tutte le imprese la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga speciale per tutte le imprese colpite dal Covid-19, anche per le imprese con un solo dipendente. Ma questo è sicuramente un fatto positivo. Il fatto forse su cui dobbiamo ragionare invece in maniera più precisa è quello che lo stesso Presidente del Consiglio Conte aveva affermato a più riprese che entro il 15 del mese di aprile tutti, e forse anche prima di questa data, sarebbero riusciti a percepire la cassa integrazione che, ricordiamo, è pari all'80% di quello che era lo stipendio maturato fino a quel momento. Purtroppo, però, abbiamo davanti agli occhi di tutti noi i ritardi della burocrazia e forse anche l'inadeguatezza della stessa macchina burocratica. Capone, io vorrei sapere qual è la posizione del sindacato, o meglio, qual è la posizione dell'altro sindacato, quindi dell'UGL, circa questi ritardi che stanno letteralmente mettendo in ginocchio tutti i lavoratori italiani. Intanto buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. La posizione dell'UGL su questa storia è che sicuramente la cassa integrazione anche nelle aziende in deroga, quindi nelle aziende piccole, piccolissime, anche con un solo dipendente, è cosa buona e giusta, ma è un atto dovuto. Diciamo, nessuna di queste aziende ha chiuso di sua sponte o per problemi legati a una cattiva gestione, una crisi diretta della singola azienda. Le aziende sono state chiuse perché ovviamente, per tutelare il bene primario dei cittadini italiani, andava, come dire, ridotto lo spazio di socialità. E quindi sono state chiuse aziende piccole, piccolissime, grandi, grandissime. E fino a qui nulla questio, era assolutamente un'iniziativa importante. Quello che non si spiega è quello che è successo immediatamente dopo. La concessione della cassa integrazione è un processo, codificato ovviamente da normative, leggi, e che porta, per esempio, proprio aborigine a un confronto cosiddetto con le organizzazioni sindacali che serve a verificare nella singola azienda che in crisi fa richiesta di cassa integrazione, quindi di ammortizzatori sociali, serve a identificare se l'azienda è veramente in crisi, se ci sono stati problemi particolari, se l'azienda può riprendere, se viene rispettata da parte del datore di lavoro la rotazione, per esempio, nella messa in fermo di attività dei singoli lavoratori, quindi c'è tutto quanto una procedura. Ma qui non siamo in queste condizioni. Qui non è un'azienda che sta in crisi per un motivo X, qui è in crisi sociale l'intero sistema e lo Stato dice dovete chiudere le aziende. Quindi la chiusura delle aziende e quindi immediatamente dopo come dire, qualcosa per far sopravvivere i lavoratori doveva essere erogato, intanto con quattro tipi di casse integrazioni diverse, casse integrazioni in deroga, quella a 0 ore, quella a rotazione, quella straordinaria, il FIS, che è il fondo per l'integrazione salariale, poteva essere utilizzato un'unica, per semplificare, dico no, un'unica procedura. Secondo noi, e lo dico da sindacalista, che in queste ore ha colleghi che sono impegnati nell'esame congiunto, andava evitato anche l'esame congiunto col sindacato. Che rispetto a una esigenza di controllare che cosa è lo Stato che dice che deve chiudere, quindi è una procedura che si poteva far partire in automatico. Questo è vero. Assolutamente. E lo dico da sindacalista che sta lavorando su questo. Qualcuno su questa cosa ci sta anche lucrando, se vogliamo dare una nota di colore. Qualche organizzazione sindacale o qualche scaltro sindacalista, mi risulta, abbiamo raccolto in giro sui territori, sta anche facendo lucro di questa attività. Ma al netto di questo, che, come dire, sciacalli ci sono sempre stati in tutti i momenti di crisi, purtroppo, e quindi Però sarà bene, Capone, far emergere questi comportamenti poco corretti intanto fa bene sull'eufemismo. denunciarli questi comportamenti, Perfetto. perché io ne sono certo. Beh, quindi, non ho ovviamente i nomi e cognomi, perché, però ho sentito diverse aziende, ho sentito diverse situazioni nelle quali mi hanno confermato ovviamente che c'è stata questo tipo di procedura. Ma al netto di questo, quello che si doveva fare, l'unica cosa che si fa in un esame congiunto in questo caso è quello di cercare di convincere il datore di lavoro ad anticipare la cassa integrazione. Ecco, se noi avessimo un sistema burocratico, come diceva lei all'inizio, funzionante, Chiaro.
un INPS funzionante, il libro dei sogni probabilmente, non c'era neanche bisogno di dover far anticipare al datore di lavoro il contributo della cassa integrazione, perché l'INPS, nel momento stesso in cui veniva presentata la pratica, avrebbe potuto procedere all'erogazione dell'importo previsto. Non è una cosa molto... Questo sì, c'è un altro aspetto molto complicato. Mi collego all'accordo, alla convenzione nazionale che anche lei come OGL, insieme a tutte le parti sociali, ai sindacati e alle associazioni di rappresentanza datoriale, avete firmato con l'ABI. Qui io vorrei fare un po' chiarezza per tutti i nostri telespettatori. Perché? Perché qui si tratta, se la vogliamo chiamare nel modo giusto, di un finanziamento ponte, perché l'anticipazione che viene prevista in virtù dell'accordo, ovviamente della convenzione fatta con l'ABI, fermo restando che poi ogni istituto di credito è libero di darsi all'interno di questa convenzione le proprie regole e i propri tempi, non è altro che un finanziamento questo, vero e proprio, perché si fa un'indagine del merito creditizio. Dico di più, certo. Il lavoratore che magari ha per una serie di vicissitudini non pagato una anche rata di un telefonino piuttosto che di un elettrodomestico comprato a casa, risulta un cattivo pagatore e quindi potrebbe non beneficiare di questo tipo di anticipazione. Fermo restando che le banche si garantiscono a 360 gradi perché poi possono fare azione di rivalsa in prima battuta sullo stesso lavoratore, ma in seconda battuta sul datore di lavoro, utilizzando a garanzia anche il TFR dei dipendenti. Cioè, questa è una posizione molto, molto grave, secondo me. Cioè, non è che si è fatto un ulteriore regalo alle banche, Capone? Ma assolutamente sì. E lo dico anche qui, avendo una contezza tecnica, perché poi sono un bancario, quindi conosco perfettamente le procedure. Si è fatto proprio questo. Ma si è fatto in una maniera piuttosto bizzarra, perché il Ministero convoca le parti sociali, quindi CGIL, CISL, UIL, UGL, come sindacati, più c'era l'ABI ovviamente, più Conf Commercio, Conf Cooperative e un'altra serie piuttosto ampia di associazioni datoriali. Arriviamo sul tavolo che immaginavo fosse il tavolo del confronto con il ministro per cercare di trovare una a un probabile ritardo che l'INPS comunque avrebbe potuto avere, e l'ha dimostrato solo per l'immissione delle pratiche dei 600 euro, quello che è successo, ma insomma ne parleremo casomai dopo. Ma a quel punto ci siamo trovati davanti un documento sottoscritto da ABI e tutte le parti datoriali, che già aveva un protocollo fra di loro. Quindi da una parte il Ministero non ha fatto niente. Nulla. Anzi, dico di più. Il Ministero, quel protocollo di accordo che poi noi abbiamo sottoscritto pur con grosse difficoltà, perché era l'unico strumento comunque a disposizione per come si erano messe le cose. Fatto così non si poteva non firmare praticamente. Non si poteva non firmare, perché al lavoratore comunque uno strumento gli andava dato. Chiaro. Ne avremmo preferiti di diversi, ma evidentemente il Ministero pure su questo è, come dire, complice e assente, perché quel documento il ministro del Lavoro Cadalfo non l'ha sottoscritto. Abbiamo chiesto soltanto quando proprio siamo arrivati alla fine, cercando di spuntare almeno la gratuità del costo dell'apertura di un secondo conto corrente obbligatorio per questa operazione, che l'ABI non ci ha dato, perché ha detto, dice, no, ma se noi mettiamo che il conto è gratuito faremmo cartello e qualcuno dell'antitrust potrebbe multarci. Ma stiamo scherzando. Sì, sì, ma stiamo veramente giocando, ma chi vogliono prendere in giro? Anche perché ricordiamo ai nostri telespettatori che qui c'è anche l'obbligo di aprire un conto corrente dedicato, il che significa assolutamente sì. E sappiamo assolutamente, quindi i costi d'apertura, se non ti fanno pagare quelli d'apertura, ti fanno pagare quelli di chiusura. Assolutamente. Non sono citati da nessuna parte sulla cosa. Ci sono comunque, se solo pensiamo ai bolli che comunque ci sono, c'è comunque un costo. Quindi è assolutamente fuori norma. Quello era un accordo fatto tra ABI, che tutela gli interessi delle banche, perché ovviamente è l'associazione dei banchieri, Confindustria, Conf Cooperative, Conf Commercio e tutte le altre conf possibili e immaginabili che difendevano il diciamo così, lato datori di lavoro, legittimamente, perché so. E chi è rimasto l'ultimo invitato? Come per mettere un segno? Noi abbiamo fatto i notai, abbiamo messo la firma su una cosa che tutelava le banche e che tutelava i costi, senza che peraltro quello che noi abbiamo chiesto in realtà che cos'era, perché ognuno dei soggetti presenti sul tavolo ovviamente legittimamente tutela i propri interessi, ma una garanzia
dello Stato rispetto all'eventualità che la pratica sia dichiarata dall'INPS fra due mesi non accoglibile, ma non era per esempio una ipotesi praticabile per evitare che il lavoratore poi, che la parte passiva di questa cosa, cioè il lavoratore sarebbe andato a lavorare se nessuno gli avesse detto che chiudeva l'azienda. Ma facciamo anche un'altra riflessione. Laddove non tutte le imprese purtroppo riusciranno con questi aiuti messi in campo a risollevarsi e a continuare a fare attività. Ci saranno un sacco di imprese che continueranno ad indebitarsi ulteriormente e purtroppo saranno costrette a chiudere con perdita di posti di lavoro. Qui c'è il rischio anche che il lavoratore si veda perda occupazione, ma anche debba poi lottare per poter avere anche propri diritti con le TFR o altre cose. Quindi la situazione è grave. Ma sul fare in fretta, lei ha detto una cosa molto importante prima. Il lavoratore è stato costretto a non andare a lavoro perché c'è stata una chiusura, ovviamente, giustamente, comandata dall'alto. Parliamo del lockdown del nostro paese. Con insistenza, noi sappiamo che siamo in attesa, ovviamente, di sapere fin quando, perché scade il 13 aprile la data di fermo totale della zona rossa per tutto il paese. Con insistenza, Confindustria, ma soprattutto l'area di Confindustria del Nord, preme affinché si possa riaprire già fra tre giorni, cioè subito dopo Pasquetta, chiedeva di poter riaprire le imprese. Conte, nella giornata di ieri, ha fatto capire che martedì, quando ci sarà il prossimo decreto, dovrebbe prolungare il blocco totale, il lockdown per il nostro paese, fino alla data del 3 maggio. Ora, mi interessa sapere, visto che pare che si vada in questa direzione e pare che Confindustria questa volta non sia riuscita a vincere, fra virgolette, e a imporre le proprie posizioni, qual è la posizione di UGL circa il lockdown? Allora, sicuramente la chiusura, quella hard che abbiamo, al quale ci siamo peraltro uniformati nel primissimo, nell'immediatezza, era necessaria. È stata fatta una chiusura però, sono rimaste aperte strutture senza che nessuno abbia dato indicazioni precise della sicurezza del lavoratore. Allora, nel chiuso aperto, la prima verifica che andava fatta, cioè l'unica cosa che andava tutelata veramente, era la sicurezza da contagio del lavoratore. Questo sia per quelle che sono rimaste aperte, sia per quelle che sono attualmente chiuse. Perché il discrimine è lì. Allora, anche sul documento, il governo anche lì ha fatto un'altra, come dire, cosa bizzarra. Quando ha fatto il protocollo condiviso sulla sicurezza del lavoro, che ha firmato Conte con i ministri del lavoro, della salute e dello sviluppo economico, l'hanno firmato fra loro. C'è scritto l'incipit è il ministro del Presidente del Consiglio firma con i ministri del lavoro, dello sviluppo economico e della salute un accordo condiviso che i ministeri con i ministeri che hanno sentito le parti sociali. Quindi è farlocco, non è vero. È uno stravolgere anche le regole di buona democrazia. Ma pure le regole normali di storia di confronto, ce ne sta tanta, l'abbiamo fatta molte. E CGL e CISL UIL ci sono andati proprio a finire dentro senza. E su quell'accordo non c'è scritto, su quel protocollo condiviso, non c'è scritto una volta sanzione, non c'è scritto una volta ammenda, non c'è scritto una volta chiusura se non si rispettano i ruoli, non c'è scritto una volta sindacato manco. No, ma è chiaro. C'è il nome del sindacato, cioè, allora anche lì, ma se avessero fatto una cosa chiara, dice guardate, allora, per la sicurezza che cosa? Noi dobbiamo chiudere alcune aziende adesso perché dobbiamo dare la botta forte? Bene, quelle che restano aperte devono garantire la sicurezza in itinere dei lavoratori, cioè da casa fino al lavoro, perché probabilmente l'autobus, il treno, la metropolitana o i mezzi comunque pubblici, che sono quelli con cui i lavoratori vanno al lavoro, nella maggior parte dei casi, sono messi in condizione, cioè il lavoratore è messo in condizione di utilizzarli riducendo al minimo il rischio di contagio, quindi occhialetti, mascherine, guantini, che non è una cosa straordinaria in un paese normale, è quello che si fa normalmente. Stessa cosa all'interno delle aziende, la distanza di un metro e l'abitino monouso perché potrebbe essere importante, le mascherine, i guantini e gli occhiali. Cioè questo era quello che bisognava già fare prima, perché molte imprese hanno chiuso. I lavoratori, malgrado quello che gli ha detto la CGL, la CISL e la UIL, hanno scioperato perché non avevano nessun presidio, di nessun dispositivo di protezione individuale, così come si chiamano, che li metteva minimamente in sicurezza. Ma quelli che sono stati costretti ad andare a lavorare.
Ma è così, guardi, Capone, c'è anche un altro... Allora, noi possiamo aprire tutta... No, chiudo soltanto su questa cosa. Noi possiamo aprire anche ad altri 10 codici Ateco, tanto per essere chiari, per i telespettatori, un'altra 10 tipologie di aziende, quelle metalmeccaniche, quelle delle acciaierie, eccetera. Non è un problema, possiamo aprire. Ma solo se i lavoratori sono messi in condizioni di lavorare a basso rischio di contagio. Il basso rischio di contagio è quello dando gli strumenti che utilizza l'infermiere che sta in ospedale. No, dove un rischio di contagio ce l'ha, sì, però c'ha la mascherina, gli occhiali, i guantini e il vestito monouso. Questo è fondamentale, anche perché se noi andiamo a vedere i dati del contagio in Italia e vediamo che i grossi dei numeri sono soprattutto ubicati lì dove c'è la maggiore produzione industriale del nostro paese, viene forse da pensare che quello che sta dicendo lei è sacrosanto ed è assolutamente giusto. Perché se si fosse dato subito ascolto a quelle che erano le direttive del mondo sanitario e non soltanto alle volontà di Confindustria, magari appoggiate anche, come diceva lei, dal CGL CISL UIL, forse non ci sarebbe stata questa epidemia così virulenta e così facilmente replicabile anche in altri posti. Perché quando si è bloccato si è cercato di contenere, perché i dati sono quelli, i dati sono in Lombardia, sono in Veneto, sono in Piemonte, sono in Emilia Romagna. Se noi andiamo a vedere... La parte produttiva dell'Italia. La parte produttiva del paese, dove produttiva. Sono le grandi industrie, soprattutto dove c'è tanta gente che lavora veramente in condizioni. Infatti quello che diceva lei sui sistemi ovviamente di protezione individuale e sanitario è fondamentale che si faccia qualcosa. Un'altra vicenda. Secondo me questo è una delle cose su cui, perché anche quando riapriremo, ora sarà Pasquetta dopo Pasquetta, o sarà il 3 maggio o sarà il 3 giugno, ma è chiaro che visto che anche per i vaccini gli scienziati ci dicono che bisognerà aspettare quasi un anno per poterli avere a disposizione, quindi dovremmo convivere con questa malattia, dovremmo convivere anche con strumenti di protezione sanitaria individuale per coloro che lavorano, perché se no avremo una ricaduta e tutto ciò che è stato fatto finora sarà nullo. È giusto o no? Assolutamente d'accordo. E qui c'è un'altra questione che però si apre. Normalmente, così, il buon senso di ognuno di noi, delle nostre mogli, delle nostre mamme, ci induce a pensare che quando si va a fare la spesa, si fa la spesa del giorno, in più si mette qualcosa, no, in credenza, perché non possiamo mai sapere se domani piove, se c'è un problema, è un atteggiamento. Normalmente, subito dopo la guerra, no, nella speranza che non avvenga mai più, però gli arsenali vengono riempiti di fucili, di proiettili, di missili e di tutto quello che serve per affrontare eventualmente un'altra. Ma stanno lì. Ma è possibile che nel nostro paese nessuno ha pensato di fare scorta per tempo, non quando la pandemia è scoppiata, per tempo, di presidi sanitari necessari quando c'è una pandemia? Perché? Perché può succedere. Perché negli ultimi anni non ci ha colpito direttamente, però ce ne sono ma in Africa, in Asia, cioè ce ne sono stati tantissimi. È chiaro. E allora l'ipotesi di dotarsi di una strumentazione, peraltro a bassissimo costo e a bassissima tecnologia, non parliamo delle maschere antigas che servono per la lotta alla guerra NBC nucleare, batteriologica e chimica, no, stiamo parlando di mascherine chirurgiche, di guantini, ma è possibile che noi non ce l'avevamo neanche per tutelare gli operatori dei presidi ospedalieri? E lo dico anche questo con certezza, perché l'ho visto, perché mia moglie ha fatto un tampone, lavora in ospedale, ha fatto un tampone una settimana fa. Sì, sì, no, ma è così. Ma anche i ritardi ancora perché non ci avevamo io. Nel certificare tutte quelle imprese che si sono convertite, poi non tocchiamo ovviamente, ecco, gli sciacalli e delinquenti che ci sono, ricordiamo l'impresa. Sì, vabbè, però dare 11 milioni di forniture di mascherine mai al ferramenta sotto casa, come ha fatto Zingaretti, veramente lì però. Lì arriviamo al comico, insomma, non è... Capone, io la ringrazio per la chiarezza, la vogliamo sempre così battagliero e concreto sulle cose. Sicuramente torneremo a collegarci con lei per affrontare ancora e soprattutto in attesa che esca il nuovo decreto di Conte per sapere come si andrà avanti, ma soprattutto quali iniziative da un punto di vista economico e del lavoro verranno messe in campo dal governo per capire se queste finalmente saranno utili. E poi magari toccheremo anche ciò che è stato fatto ieri, la firma del MES, per capire, sì, da un punto di vista sanitario
non ci saranno costi, però dovremo capire se lo utilizzeremo, anche se certo. C'è una parte del governo che dice che non lo vorrà mai utilizzare, i 5 Stelle hanno fatto questa dichiarazione questa mattina dicendo che non sarà utilizzato all'Italia, ma io mi chiedo come l'Italia potrà andare avanti e lo affronteremo anche con lei. Grazie mille per il suo contributo. Grazie, grazie a lei per la disponibilità e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie.